Buonasera, che meraviglia, grazie a tutti. Se state laggiù in fondo, forse se vi spostate un po' più da questa parte, sentite tutti? Va bene? Si sente laggiù? Molto bene. Avete sentito in questi giorni, magari in televisione, utilizzare una parola, combinato disposto? Utilizzano parole non strane, così i cittadini non capiscono. Che significa combinato disposto? Significa di fatto l'unione di due cose, in questo caso due leggi, diciamo, la legge di riforma costituzionale con la legge elettorale, l'Italicum. I cittadini, noi cittadini, dobbiamo iniziare a pensare che le leggi sono come degli agenti chimici. Separate possono avere un determinato valore, assieme possono pure costituire una deflagrazione, una esplosione. Ebbene, soprattutto quando si tratta di istituzioni, riflettere su questo. Combinato disposto, l'unione tra le riforme costituzionali medi Renzi, Boschi e Verdini con questa riforma appunto del Senato, non l'eliminazione, una riforma del Senato, unita appunto alla legge elettorale, produrrà di fatto un Parlamento che non ha nessun legame con i cittadini, nessun legame con il popolo italiano. Perché? Perché il Senato non viene abolito, viene trasformato in una Camera, non lo so, di dopo lavoro per consiglieri regionali non elettorali, eletti nessuno, scelti dai partiti politici, e la Camera dei Deputati eletta con l'Italicum, con il sistema dei capilista bloccati, ovvero in tutte le liste il capolista, quello che è primo, per cui avrà molto più possibilità di entrare in Parlamento, è deciso dai partiti e non votato dai cittadini. Ecco, l'unione di questa Camera eletta con l'Italicum e di questo Senato non eliminato produrrà un Parlamento di fatto non eletto dal popolo italiano ma nominato dagli stessi identici partiti politici che hanno sventrato e spolpato la Repubblica Italiana negli ultimi 30 anni. Io penso che sia molto facile alla fine rispondere no a queste riforme quando ci faranno votare, perché attenzione, Renzi, che è in difficoltà estrema, altrimenti non ricatterebbe le persone che vivono in condizioni di povertà, come fa da vile sciacallo da qualche giorno dicendo che i risparmi del Senato verranno dati alla povera gente. Si deve vergognare questo cialtrone, si deve vergognare. Un governo normale trova, un governo trova le risorse da destinare appunto alla lotta alla povertà, le ha trovate per il suo aereo blu per fare il figo in a Rio de Janeiro, li ha trovati per salvare le banche, li ha trovati per i vitalizi ai condannati, per i partiti politici, per i maxi stipendi, li ha trovati per... Calmo, se no non ci arrivo, 7 settembre a Nettuno, devo stare calmo. Ora, è possibile fidarsi degli stessi partiti che hanno così distrutto la Repubblica Italiana e concedergli la possibilità di eleggere loro e non noi cittadini il futuro Parlamento della Repubblica? Perché considerate che la Camera dei Deputati con questa legge Italicum, che appunto poi dicono che possa favorire il Movimento 5 Stelle, a noi non ci interessa, produrrà il 70% dei nominati all'interno della Camera, quindi Camera dei Deputati per il 70% nominata dai partiti politici, il Senato tutto scelto dai partiti politici che sceglieranno i futuri senatori tra i consigli regionali dandogli l'immunità. Cioè, attenzione, immaginate un consigliere regionale, non lo so, qui lombardo, che spostandosi dalla Lombardia a Roma acquisirà magicamente l'immunità parlamentare in autogrill mentre si fa un camoglio, una birra. Chi sceglieranno questi partiti colmi di inquisiti e indagati? Molto probabilmente coloro che già hanno dei guai con la giustizia o sanno di averli, e basta guardare in faccia certi consiglieri regionali per capire quali appunto di loro hanno dei guai con la giustizia. Basta guardarli in faccia, guardate, ci sono alcuni che proprio hanno facce da imputati, proprio precisi. Nel momento in cui viene conferita l'immunità parlamentare, un senatore futuro di questo Senato non abolito non potrà essere intercettato salvo un voto dello stesso Senato, non potrà essere arrestato salvo un voto del Senato, non potrà essere perquisito salvo il voto del Senato stesso. Questa si chiama veramente, cioè è questa la Repubblica. Noi abbiamo a che fare con questi personaggi da 3 anni a questa parte, quotidianamente. Guardate che non è Guarda, mi sentite?
Stiamo risolvendo. Questo significa non prendere i rimborsi elettorali. Questo. No, perché mi sentì, c'era una ciabatta, tutti a carica cellulari, capito, no? L'ho visto? Guardate, sembra una battuta, però non è. Quel Parlamento è veramente una vasca di squali. Se io quando decido di andare in piazza, in realtà è come se prendessi degli anticorpi a quello che è quel palazzo. Quel palazzo è costruito per farti fermi, per farti distaccare dalla realtà. Perché appena ti distacchi dalla realtà sei fottuto. La corruzione parte qui, poi arriva nel portafoglio, ma parte qui. Quando tu ti inizi a sentire migliore dei cittadini, pensi che certi privilegi appunto ti specchino di diritto, perché tu sei un onorevole della Repubblica, e inizi a distaccarti dal mondo reale, che è questa piazza, che è l'Italia che stiamo girando e che ci sta garantendo una solidarietà, un appoggio, un sostegno quotidiano inimmaginabile, perché questo è un popolo solidale e estremamente unito, se vede degli esempi o delle persone che si comportano bene. Ecco, vi dico, il Parlamento è costruito in questo modo, per farti distaccare dalla realtà, è per quello che giriamo tutte le piazze d'Italia, per riuscire a mantenerci molto aderenti al mondo reale, per essere dei portavoce e non dei parlamentari della Repubblica, e per non fare delle stronzate lì dentro, dove la possibilità di errore è molto alta, perché, ripeto, ti trattano come se tu fossi una persona più importante di cittadini, quando, se ci pensiamo, un parlamentare è un dipendente del popolo italiano con un contratto a progetto, un cocco pro. I padri costituenti che hanno fatto queste riforme, vedi, in Boschi, Renzi e Verdini, sono anche gli autisti del boss della Camorra Raffaele Cutolo, perché il palazzo che io frequento, ahimè, è frequentato anche da questa gente. Quando io dico a mia madre vado in Parlamento, lei mi dice, attento, mi raccomando. Sì, stai tranquillo, ma poi ti chiamo, appena arrivo ti chiamo, eh. No, perché c'è l'autista del boss, fondatore della nuova Camorra organizzata, Raffaele Cutolo, ve lo ricordate Cutolo? L'autista, Luigi Cesaro, Gigina Polpetta, è un parlamentare della Repubblica in Forza Italia, si siede 10 metri da noi. E quando entra in Parlamento i carabinieri si devono anche mettere sull'attenti. La settimana scorsa, 10 giorni fa, in Senato, i senatori Vito Crimi e gli altri hanno fatto una grande battaglia per costringere il Senato, di fatto con pressione, a votare per l'arresto prima delle vacanze estive, l'arresto nei confronti di un senatore, tal Caridi, giudicato, considerato dalla Procura Antimafia un dirigente della cupa segreta dell''Ndrangheta, neanche un fiancheggiatore, no, un dirigente. Cioè, oggi le cosche formano gli uomini politici, gli fanno dei veri e propri corsi di formazione, li preparano al lavoro all'interno delle istituzioni, li fanno entrare lì dentro, grazie al bacino di voti, chiaramente gli fanno arrivare dei voti, così hanno dei loro emissari, ma neanche ambasciatori, dei veri e propri amministratori delegati del crimine all'interno delle istituzioni, dal Parlamento europeo al Parlamento italiano, passando per il Consiglio regionale fino ai comuni. Questo è il sistema. E non lo dico io, lo dice la Procura Nazionale Antimafia. Questa è la Repubblica che ci hanno lasciato. Allora è per questo che abbiamo deciso di girare l'Italia, anche per, come dire, sfanculare, se è un termine molto so, sfanculare queste informazioni di regime ridicola che c'è in questo paese, TG1, TG2, TG3, soprattutto il TG1 in mano a Renzi. Ma non c'è problema, questi... A Roma hanno scoperto le telecamere sui rifiuti in questi giorni, si piazzano direttamente dentro i cassonetti, inquadrano piccioni con in bocca un topo, magari che sono di 2 anni fa. C'è evidentemente il problema, la città è in macerie, ma guardate che il problema che c'è dell'informazione, soprattutto a Roma, è legato ad un nome che si chiama Caltagirone. Dovete sapere che il direttore del TG1, che si chiama Mario Orfeo, l'unico riconfermato da Renzi, perché di fatto è Renzi oggi che controlla la televisione pubblica di Stato e ci ha anche inserito il canone in bolletta, a me no, perché io non ho la televisione, e non pagare quei 100 euro è stata una soddisfazione meravigliosa. Vi invito a boicottare il TG1, boicottate il TG1, non c'è da vederlo, oppure lo vedete come se fosse drive-in, popcorn, vi divertite, sentite le balle, le menzogne incredibili che dicono, appunto. Il direttore è uomo di Caltagirone, viene dal Mattino di Napoli che appartiene a Caltagirone, il proprietario del Messaggero, il quotidiano più letto a Roma, sempre meno grazie a Dio, è Caltagirone, Caltagirone che ha interessi nell'acqua pubblica perché detiene delle quote di Acea, che è l'azienda municipalizzata dell'acqua di Roma, Caltagirone che è colui che detiene la proprietà di quei terreni di Tor Vergata dove vorrebbero far nascere la città olimpionica, le Olimpiadi del 2024 organizzate da chi?
da Montezemolo, presidente del comitato promotore, lo stesso che era presidente del comitato promotore dei mondiali di calcio Italia 90, la cui ultima rata di debito noi cittadini l'abbiamo pagata a gennaio scorso, ovvero 26 anni dopo la fine dei mondiali di calcio. E noi dovremmo far organizzare a costoro manifestazioni come l'Olimpiadi. No! Ed è per quello che ci fanno la guerra, ma è normale. Sono ultimi colpi di coda di animali morenti, disperati. Utilizzano questi mezzucci, non scrivono che arriviamo nelle città, sbagliano il nome, danno appuntamenti sbagliati, ci negano le piazze come a Jesolo, ma io godo quando ci negano le piazze perché significa che sono disperati. Ora, torniamo alle riforme costituzionali. Capite che tutto quello che loro fanno non è abolire appunto il Senato, ma abolire la possibilità a noi cittadini di votare. Guardate che la logica renziana è tutta la logica della sottrazione dei diritti. Il voto è un diritto, votare è un diritto ovviamente civile, politico, diciamo, un diritto politico. Ci tolgono un diritto, ma in cambio ci danno il contentino dell'eliminazione di qualche senatore. E loro diranno solo questo nella loro campagna elettorale. Diranno, beh, si eliminano alcuni senatori, siamo tutti contenti, per l'amor di Dio. Il Movimento 5 Stelle ha proposto il dimezzamento sia dei deputati che dei senatori e utilizzeranno questo stratagemma per provare a far vincere i sì. Eliminiamo 200 poltrone. Ottimo, per l'amor di Dio. Il problema è che loro ci danno il contentino, la pillolina di zucchero dell'eliminazione di 200 senatori e in cambio ci tolgono un diritto, quello di votare, e si prendono loro la possibilità di sceglierli loro direttamente. Guardate che questa è sempre stata la logica renziana. Ci hanno dato gli 80 euro, magari prima delle elezioni, sempre soldi nostri, non li ha stampati il Presidente del Consiglio, ma ci hanno tolto magari il diritto al lavoro abolendo l'articolo 18 o inserendo questo Jobs Act che non funziona, perché se abbiamo un contratto a tutele crescenti andiamo in una banca a chiedere un prestito per mettere in piedi un'impresa, la banca non ce la dà di questo prestito, per cui non funziona. E poi ricordo sempre che gli incentivi sono sempre soldi che appartengono ai cittadini italiani, non li ha stampati Renzi. Danno il bonus agli insegnanti ma distruggono la scuola pubblica, e c'è un disegno, perché vogliono un popolo di fatto semi-ignorante, così può essere manipolato dai giornali controllati dal regime e magari dalle televisioni di Stato dove Renzi epura e caccia neanche quelli che sono contro di lui, così faceva Berlusconi. No, lui è oltre, lui caccia quelli che non sono abbastanza a favore, che è diverso il meccanismo, attenzione, perché lui si sta permettendo delle robe che Berlusconi neanche ci ha mai provato. Non sto rivalutando Berlusconi, per l'amor di Dio. Io agli anni del liceo andavo in giro con una maglietta con scritto "io non ho votato Berlusconi" in 10 lingue diverse, che volevo marcare la differenza. Qua qualcuno l'avrà votato, io voto al PD, per cui non sono immune a fallimenti, per l'amor di Dio. Lavoravo in Guatemala nel 2006 e mi capitava di andare, che ne so, nelle comunità delle montagne dove producono il caffè buono si fa sopra i 2000 metri, cioè ci volevano giorni di cammino, arrivavo sopra con i bus, con le galline dentro, poi magari l'ultimo tratto in cavallo, poi neanche il cavallo perché c'erano pezzi di giungla, per cui lì col macete, veramente succedeva sta roba. Salivo sopra, arrivavo sul cucuzzolo della montagna, comunità indigena che neanche parlava spagnolo, mi diceva italiano, sì, bunga bunga, te lo giuro. Anche io, con la maglietta in 10 lingue, non ho votato Berlusconi. Questa maglietta la potrei rimettere oggi, io non ho votato Berlusconi. Ma sotto dovrei far aggiungere, PS, questi di oggi però sono peggio. Perché sono molto più ipocriti. Ora vi leggo questa dichiarazione, 2005. È inaccettabile l'abnorme dilatazione dei poteri del primo ministro. Questa riforma darà poteri inimmaginabili appunto al governo. Ripeto, è inaccettabile l'abnorme dilatazione dei poteri del primo ministro proposta dall'attuale maggioranza. Sono inaccettabili l'irrazionale configurazione del Senato o della Corte Costituzionale, l'indebolimento della Presidenza della Repubblica e della sua funzione suprema di garanzia, gli organi di garanzia indeboliti. Dopo che con il referendum si sarà sgombrato il campo da una legge costituzionale che provoca radicali conflitti, si potrà riprendere il cammino costruttivo di una riforma costituzionale nell'interesse di una moderna e responsabile evoluzione del sistema. Nel 2005 questa dichiarazione la faceva Napolitano. Ancora non era stato eletto per la prima volta Presidente della Repubblica. Napolitano è uno di questi padri della riforma Medi, Renzi, Boschi e Verdini, e io due parole su Napolitano le devo dire.
perché per me è il massimo responsabile del disastro italiano. Lui, massimo responsabile del disastro italiano. Il presidente della Repubblica più detestato nella storia della Repubblica italiana. Napolitano entra in Parlamento nel 1953. L'anno della morte di Stalin, sono 63 anni che lo paghiamo, io ho calcolato, i suoi stipendi e i suoi rimborsi ci sono costati quasi 20 milioni di euro e in 63 anni non è riuscito neanche ad imparare come si rispetta il popolo italiano, per esempio invitato ad andare a votare, lui recentemente ha invitato i cittadini a non andare a votare nel referendum sulle trivelle, tra l'altro non aver accorpato quel referendum sulle trivelle con le leggi, con l'elezione amministrativa ha fatto perdere a noi tutti i cittadini 300 milioni di euro di tasse, 300 milioni di euro buttati per non aver accorpato un referendum per paura che passasse con il quorum alle elezioni amministrative. E poi questi ipocriti parlano di riforme costituzionali per ridurre appunto i costi della politica, poi parlano di riforme, poi torna Napolitano, di riforme costituzionali per ridurre i tempi legislativi, ipocriti. Io ho deciso di girare tutta l'Italia anche perché non stavo bene con la mia coscienza a far parte di una Camera che va in ferie per 41 giorni d'estate ed è una vergogna. Coloro che si prendono 40 giorni di ferie ad agosto sono gli stessi che dicono occorre modificare 50 articoli della Costituzione per ridurre i tempi di approvazione delle leggi. Per ridurre i tempi di approvazione delle leggi è sufficiente far lavorare i parlamentari dal lunedì al venerdì come tutti i comuni mortali e dargli ferie normali. Perché negli ultimi mesi la Camera dei Deputati, grazie a Madama Boldrini, vota dal martedì pomeriggio dalle 14 al mercoledì sera alle 20. Questo perché sono finite le coppe europee di calcio, altrimenti non farebbero votare di meno perché ci sono le partite. No, perché è così. Allora basterebbe soltanto far lavorare i parlamentari in maniera normale, non c'è bisogno di cambiare 50 articoli della Costituzione. Napolitano è lo stesso che quando era ministro dell'Interno, in quegli anni vennero segretate le confessioni del camorrista Carmine Schiavone che nel 97 disse dove si trovavano i rifiuti tossici nella Terra dei Fuochi e spiegò perfettamente come la Camorra, grazie alla politica corrotta, aveva nascosto delle vere e proprie bombe atomiche sotto le case di cittadini campani che muoiono ancora oggi ad ogni respiro. Napolitano è lo stesso che in epoca Tangentopoli oppose, diciamo, una regola interna della Camera per impedire alla Guardia di Finanza di entrare nella Camera dei Deputati, la stessa Guardia di Finanza è giusta, entra nelle nostre aziende, impedirgli di entrare alla Camera e prelevare e sequestrare i bilanci truccati dei partiti. Napolitano gli disse no, è la Camera dei Deputati e voi non potete entrare. Napolitano è lo stesso che ha votato tutte le leggi oscene di Berlusconi, il lodo Alfano, il legittimo impedimento, leggi che sono passate in 4 e 4-8 come la legge Fornero, quindi quando gli serve la velocità delle istituzioni subito passano le schifezze, come la legge Fornero. L'altro giorno a Monti con estremo garbo gliel'ho detto in faccia che è un traditore del popolo italiano, nonché suddito di questi stessi mandanti delle riforme costituzionali. Non le ha scritte neppure Verdini, poi ci arriveremo. Queste riforme le ha scritte la BCE, le ha scritte la JP Morgan, le hanno scritte gli istituti finanziari, le grandi banche d'affari che vogliono un mondo dove vi siano maggiori diritti per i prodotti finanziari che per gli esseri umani. Vogliono più diritti alle merci e meno agli uomini e alle donne. Questa vuole la JP Morgan e l'ha detto. Renzi è un prestanome, io lo sto nominando anche poco, è un prestanome politico di certi interessi, è capitato così con Monti, è stato prelevato, è stato piazzato lì dentro per fare il curatore fallimentare evidentemente dell'Italia e piazzare gli interessi del grande capitalismo finanziario, poi ha perso consenso, mettiamoci Letta, grazie a Letta si è ostacolato un po' l'avanzata dei cittadini, questo movimento si chiama Movimento 5 Stelle, ma sì, per me si può chiamare in ogni altro modo, io sono contento pure che non ci siano le bandiere, non ce ne frega nulla, neanche io non ho mai chiesto il voto in vita mia, vi chiedo di partecipare perché forse è l'ultima possibilità per un popolo sovrano di fare una rivoluzione democratica non violenta e di alzare la testa. Napolitano venne rieletto per la seconda volta solo per sancire la nascita del governo dell'inciucio, no? E impedire il cambiamento. Poi quando hanno visto che Letta era debole hanno tirato fuori dal cilindro Renzi. Ora che Renzi è in difficoltà perché spara cazzate in un modo incredibile e poi è odiato da tutti. Guardate, io non ho mai visto uno, perché è arrogante, è borioso, io gliel'ho detto in faccia, lui mi guardava in un modo, io borioso, sì, è arrogante, guardate, sta sui coglioni a tutta Italia come neanche Berlusconi.
Futuro no. Solo questa parola andrà sul TG1, solo coglioni. Bene, così sanno perfettamente come la pensate. Ora, è chiaro che quello di cui hanno paura sono i diritti appunto ai popoli. Hanno paura di un popolo informato, per quello fanno appunto, impediscono, cercano di impedire queste aggregazioni spontanee meravigliosamente non violente. Ci sono due della polizia municipale che io ringrazio, non c'è un poliziotto, non c'è un carabiniere, ci sono migliaia di persone. Oh, io stiamo riempendo le piazze tutti quanti e non c'è mai un... Ci sono dei carabinieri lì dietro, fuori. Grazie, arrestateli tutti, per favore. Grazie. In borghese lei? Ci sono laggiù, grazie, i carabinieri ringraziamo, l'hanno fatto pulizia a Roma del Partito Democratico, grazie. Loro hanno pur ripulito un po' il Partito Democratico, mica Orfini, i carabinieri. Comunque guardate questa piazza, una piazza di un paese normale, di un paese dove i parlamentari che fanno il loro dovere possono tranquillamente camminare, tranquilli, non c'è nessuna barriera, intermediazione. Evidentemente se fai il tuo dovere vieni apprezzato dai cittadini che ti pagano gli stipendi, appunto i nostri datori di lavoro. Ecco, loro hanno paura di un popolo che scende in piazza, hanno paura di un popolo informato, hanno paura anche di un popolo che vive dignitosamente dal punto di vista economico. Attenzione, la povertà fa comodo all'opulenza, perché uno straricco gode se c'è un povero, perché il sistema grazie a questa povertà riesce a continuare a comprarsi magari i voti. Io l'ho visto in tutta Italia, il voto di scambio è un cancro che non c'è soltanto al sud, perché magari c'è una promessa di un'assunzione, del ricovero di un parente in ospedale, dell'inserimento in una cooperativa, è un cancro enorme e non c'è paese giusto se c'è una persona così ricca da poter comprarsi il voto di qualcuno e una persona così povera da essere costretto a venderlo. Questa non è democrazia. Per quello ogni tanto ci danno i bonus, perché non possono farci vincere, vivere in situazione di povertà fissa, altrimenti ci incazzeremmo, no? Ci organizzeremmo, ci devono dare ogni tanto qualche contentino, qualche bonus, per farci appunto addolcire delle schifezze che ci propongono come questa riforma, il bonus di eliminazione di qualche senatore in cambio della rimozione del diritto costituzionale di voto. Io voglio che questi ragazzini che stanno qui a Cavacecio possano votare in futuro, e non lo so, perché questi sono capaci pure di toglierci il diritto al voto. Per rispettare la democrazia ci toglieranno magari in futuro il voto, perché è così, perché quando hanno paura di perdere tutte poltrone, poteri, appalti, sono capaci di tutto, lo hanno fatto in questi 3 anni, hanno rivotato lo stesso Presidente della Repubblica, hanno applicato la ghigliottina incostituzionale per dare quattrini alle banche, ripeto, per le banche ci sono sempre i soldi, sempre. Se i cittadini in difficoltà, le imprese qui in Lombardia in difficoltà, gli imprenditori, gli operai dell'Ilva, se i pensionati minimi da 400 euro al mese, se i malati che hanno difficoltà a curarsi perché ci vogliono 2 anni per un TAC, se i giovani che sono costretti ad abbandonare questo terreno, questo territorio, se tutti costoro si chiamassero istituti finanziari, li avrebbero già salvati da un pezzo. Ricordatevi questo. Per le banche ci sono sempre soldi, ma torniamo a Verdini, altro padre della riforma costituzionale, perché lui l'ha detto che l'ha scritta. Io voglio soltanto farvi capire un giro perverso, che ovviamente i giornali non ne parlano molto molto poco. Verdini... Sì, lei si assume le responsabilità di... Certe cose, fatemeli dire a me che ho l'immunità parlamentare. Verdini, che ha dichiarato di aver scritto queste riforme costituzionali a 5 procedimenti penali, gravissimi. In più è stato già condannato in primo grado per corruzione per quanto riguarda l'appalto della scuola dei marescialli di Firenze. Tra questi 5 processi ce n'è uno che è straordinario, sotto processo per associazione segreta, la famosa P3, l'evoluzione della P2, tra l'altro Licio Gelli, il boss della P2, è uno che scrisse anni fa un piano di rinascita democratica che diciamo è la fonte di ispirazione di questi golpisti da 4 lire nella scrittura delle loro riforme costituzionali. Vi dicevo che Verdini è mischiato in questo processo e secondo i giudici, questa organizzazione segreta, appunto, eversiva, è volta a condizionare il funzionamento degli organi costituzionali di rilevanza costituzionale. C'è uno immischiato in un processo per far parte di una loggia, la P2, la P3, eversiva,
e volta a condizionare il funzionamento degli organi costituzionali, Renzi ha affidato il compito di riformare la Costituzione del 48, ma ci rendiamo conto? E questi sono i personaggi. Ci hanno però detto, e quindi invito l'insegnante a salire qui su questo palchetto, dov'è la signora che si è messa gli occhiali, ci hanno anche detto che bisogna velocizzare l'iter legislativo grazie a queste riforme costituzionali. Ora, io lo sto facendo in tutti i palchi d'Italia, vi leggerò l'articolo della Costituzione attuale, che è sempre quella del 48. Tra l'altro vorrei, ci sono dei giornali, scrivetelo che qua ci sono migliaia di persone che ascoltano in silenzio la lettura degli articoli della Costituzione, perché questo è il più bel esempio di democrazia e di partecipazione che possa esistere. Grazie. Articolo dell'attuale Costituzione. Attenzione, la Costituzione si può cambiare nel modo giusto. Noi la vogliamo anche cambiare, dimezzando il numero dei parlamentari, dimezzando il numero dei senatori, inserendo degli strumenti vincolanti come il referendum propositivo senza quorum, inserendo l'obbligo di discussione delle leggi di iniziativa popolare, cioè se i cittadini raccolgono un tot di numero di firme per presentare una legge di iniziativa popolare per abolire le pensioni d'oro, il Parlamento è costretto a votare quella legge. Questo vogliamo fare. L'attuale articolo 70 che vogliono cambiare con quello che leggerà la professoressa dice 9 parole, nessuna virgola. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Significa che le due Camere, Camera e Senato, il famoso bicameralismo perfetto, ovvero due Camere identiche che fanno le stesse cose, che non è neanche del tutto sbagliato. Per me, se ci fosse una informazione libera in questo paese, va bene anche eliminare una delle due Camere, eliminare del tutto il Senato, avere soltanto la Camera dei Deputati, purché vi siano dei bilanciamenti di potere, che il governo non sia, diciamo, onnipotente, e purché vi sia appunto un'informazione libera capace di contrastare magari il lavoro di politici. Ma con questa informazione asservita al potere, due Camere possono anche essere utili, perché nel periodo che c'è di passaggio tra una legge dalla Camera al Senato, e sappiate che non è vero che in Italia ci sono poche leggi, ci sono troppe leggi e troppe leggi di merda, questo è il problema, perché in questo paese le leggi sulla trasparenza delle banche le scrivono i banchieri, le leggi ambientali le scrivono coloro che inquinano i cementificatori, le leggi anticorruzione le scrivono i corrotti e le leggi sul conflitto di interessi le scrivono persone come la Boschi, che è un conflitto di interesse ambulante. Comunque, nel passaggio tra una Camera e l'altra di una legge abbiamo dimostrato che quando gli interessa, come la legge Fornero, è velocissimo, 19 giorni, l'opinione pubblica si interessa e organizzandosi potrebbe fare pressioni su una delle due Camere affinché una legge porcata o venga modificata o venga ritirata. Questa è la logica delle due Camere. Ciò nonostante non eliminano le due Camere, non eliminano il bicameralismo perfetto, lo rendono soltanto confuso, e chi scrive male pensa male. Io ho lavorato in Africa e c'è un proverbio, dice che in acque torbide si pesca meglio. Se si capisce male poco, evidentemente i mariuoli potranno intervenire. Questa è la logica. Ripeto l'articolo 70 dell'attuale Costituzione, quella che vogliono modificare. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Chiaro, lo capisco, la Costituzione deve essere comprensibile a tutti. Se non si capisce, evidentemente c'è dello sporco sotto. Ora la professoressa vi leggerà soltanto un terzo, perché tutto è troppo lungo, soltanto un terzo dell'articolo 70, quello che determina, che descrive il futuro processo legislativo, quindi la fase di composizione delle leggi da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, e vi leggerà soltanto un terzo di questa riforma scritta da Renzi, Boschi e Verdini. Allora, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazioni di cui l'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane, le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione, all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea,
per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui l'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui gli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o erogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Hai letto male, per questo non abbiamo capito. Hai letto male. In totale questo articolo, ne ha letto la professoressa un terzo, è composto da 451 parole. Nessuno capisce nulla. E se non riusciamo a capire, evidentemente qualcuno in grado di infilarsi nella confusione approfitterà di questo meccanismo così astruso che creerà un estremo caos. È fatto apposta. Noi forse, alle volte uno vede, che ne so, Gasparri in televisione e dice: ma non è che sono tutti sti geni, per carità, però guardate che li sottovalutiamo se pensiamo che siano così, diciamo, mediocri culturalmente. Sono spietati, sono svegli, sono scaltri, sanno come fregarci, come fotterci, sono questo, molti sono criminali. Ora io, e mi avvio a conclusione, come dico alla Presidente Boldrini, mi avvio a conclusione. Vi ringrazio, uno perché questa partecipazione ci dà una carica incredibile e a me mi fa sentire realizzato come essere umano. A me non me ne frega nulla della carriera politica, mi interessa fare carriera come essere umano, questa è la cosa più importante. Poi mi interessa riuscire a unire delle passioni. E io quest'estate sto soltanto unendo delle passioni, il viaggio che è una roba meravigliosa, io da sempre mi sono messo da parte 2 lire e ho sempre viaggiato, perché viaggiare è un investimento in felicità, perché ti puoi portare per tutta la vita certe cose, anche certi regali che ci sta dando la strada fa il programma ogni giorno, gli incontri, le spremute di umanità che facciamo quotidianamente, le persone che ci aiutano, che ci sopportano, che ci danno pacche sulle spalle, sono incredibili, è meraviglioso questo. L'altra passione è quella di parlare di politica nelle piazze, la politica è la più bella attività che un essere umano possa fare, è bellissima, ce l'hanno rovinati i Formigoni, non lo so, i Franceschini, Santanchè, ditemene qualcun altro, questa gente, ma è bellissima, questa è politica, questa è democrazia, significa potere al popolo, siamo noi capaci di avere un destino, di costruircelo, il futuro, se siamo assieme, insieme siamo potentissimi, io li ho visti questi 3 anni e sono poca roba se ci organizziamo, se riempiamo le piazze, se siamo uniti, non sono niente. Io torno e concludo raccontandovi una storiella che sto raccontando, perché è quello che è successo e sta succedendo negli ultimi 30 anni, e queste riforme costituzionali fanno parte di questo meccanismo. La storiella la racconta Chomsky, è la storiella della rana bollita. Ascoltate bene, immaginate di avere una rana viva, la prendete e la mettete in una pentola di acqua che sta bollendo. La rana sente che l'acqua scotta, sa che farebbe una brutta fine, dà un colpo di zampa e si salva la vita. Ora prendete la stessa rana e mettete in una pentola di acqua fredda. Voi lo state facendo là sopra in cucina. Fredda. Poi mettete questa pentola sul fuoco. Accendete il fuoco che lentamente scalda l'acqua. La rana all'inizio sente anche un tepore e quasi una sensazione piacevole, come di 80 euro dentro la busta paga. Poi però poco a poco si rende conto che c'è una mezza fregatura, la temperatura sale e senza rendersene conto muore bollita. È quello che è stato fatto e che continuano a fare in questo nostro paese. L'hanno fatto negli ultimi 30 anni, ci tolgono dei diritti, ci danno i bonus e ci tolgono i diritti lentamente, perché non possiamo morire velocemente, dobbiamo morire lentamente, i nostri anziani devono morire lentamente, magari costretti a rovistare nel secchio della spazzatura perché non campano con 440 euro al mese. I nostri giovani devono prendere lentamente quella decisione dura di mollare l'Italia, di andarsene e di andare magari a trovare lavoro a Londra, a New York.
a Parigi o magari in futuro, ma già succede adesso, in India, in qualche call center, pagati, sottopagati, $500 al mese. Lentamente muoiono appunto i nostri malati, che sono costretti magari ad affidarsi alla sanità privata, perché in alcuni contesti la sanità privata costa pure meno della sanità pubblica, ed è fatto apposta. Ci costringono a uscire dal pubblico dicendo il pubblico non funziona. Il pubblico non funziona se ci sono dei ladri e dei corrotti dentro, per farci avvicinare alla sanità privata, perché lì fanno profitti. E tu scopri che tra i finanziatori della Leopolda, di Renzi, delle fondazioni renziane, vi sono anche delle cliniche private. È tutta quella la logica, privatizzano qualsiasi cosa. Ecco, noi dobbiamo riuscire a uscire da questo meccanismo, a essere come quella rana, a capire che o diamo un colpo di reni, diciamo, noi esseri umani, oppure non c'è possibilità. Ci accorgeremo tra qualche anno che senza rendercene conto ci hanno tolto tutto. E noi diremo, però, avrei potuto fare di più, no? Quei rimpianti, ecco, io non voglio avere rimpianti. Io voglio uscire dal Parlamento senza rimpianti, sapendo di aver dato tutto come state dando tutto voi anche stasera in piazza. Niente rimpianti, niente rimpianti. Perché siamo sovrani, non sudditi di questi cialtroni, e dobbiamo non stare inginocchiati come ci vogliono, perché ci vogliono inginocchiati a ringraziarli per questi 4 bonus, che sono come un vero e proprio metadone per noi esseri umani, ci trattano da pezzenti, ma dobbiamo stare in piedi, a testa alta, come cittadini sovrani italiani, a rivendicare i diritti. Grazie a tutti, viva l'Italia! Grazie. Vi ho convinto? Grazie. Grazie a tutti. Ora scendo. C'è quello del TG5? Vabbè, scendo, aspettate. Scendo su. Arrivo.